a steady crown, you can spot it, and you let yourself be drawn in. Un grande evento arriva a Napoli, riempie le strade della città, glamour fa tappa nel capoluogo partenopeo, ecco, è una cosa importante anche per voi commercianti della zona? Sicuramente, tutto ciò che è nuovo, che dia un input positivo e di allegria in questo momento generale di malinconia, sicuramente è una cosa buona. Ecco, voi come vi siete organizzati? Io ho organizzato una serata cubana, siccome comunque vendo sigari cubani, e abbiamo fatto un open bar cubano con cocktail cubani, c'è cioè il Marman sponsor di rum cubano e sigari. È stato un bel evento, c'è stata una grossa affluenza e niente, è andata tutto molto bene. C'è qualche picca? Se fossero stati aperti un po' di più tutti quanti, invece chi non ha creato l'evento non ha pensato neanche di usufruire di chi l'ha creato, insomma, la scia, di stare sulla scia di chi invece ha portato tanta gente. E ci hai creduto. Lei tra l'altro organizza eventi quasi tutte le settimane. Sì. Noi abbiamo sempre il venerdì sera un aperitivo per i clienti e facciamo organizzazione eventi per quanto riguarda il fumo. Eravamo alla staffa venerdì scorso a 99 persone, la staffa ci ha ospitato per presentare un nuovo sigaro. Insomma, tutto ciò che rende un po' più piacevole questa vita che insomma è un po' frenetica, un po' malinconica, dato i tempi, noi cerchiamo di renderla un po' più piacevole.